Altra perla di Giulia De Lellis, la capitale dell'Africa è l'Egitto. Oramai è sempre più evidente che Giulia De Lellis sia una delle protagoniste dell'edizione del Grande Fratello VIP attualmente in corso. Che sia un protagonismo in negativo o in positivo, è cosa che lasceremo stabilire ai posteri, ma la certezza è che la compagna di Andrea Damante, di Esperta di Tendenze, stia mettendo tanta carne al fuoco e si farà ricordare dal pubblico per molto tempo. L'ennesima gaffe di geografia di Giulia De Lellis. Durante un pranzo coi commensali la De Lellis si è esibita in un'affermazione così inaspettata da dare l'impressione che si trattasse di uno scherzo: la capitale dell'Africa è l'Egitto. Lo ha raccontato proprio lei agli altri inquilini della casa, senza alcun imbarazzo, incontrando negli altri un misto di incredulità e indecisione, tra chi effettivamente non sapeva come commentare Ignazio Moser, invece, che ha risposto quasi scandalizzato, convinto si stesse trattando di uno scherzo: ma cosa stiamo dicendo? L'Africa è un continente, non ha una capitale. Le frasi sui gay e lo sfogo di Alfonso Signorini. Disquisizioni geografiche a parte, è abbastanza ovvio che a Giulia De Lellis questo gioco piaccia, perché se da una parte è vero che non vada escluso non sapesse davvero che l'Africa è un continente, davanti all'ignoranza manifesta lei non fa nulla per mostrarsi imbarazzata, ma anzi tende quasi a palesare una spavaldria nei confronti di chi provi a correggerla. Non si tratta, d'altronde, della prima affermazione singolare pronunciata dalla De Lellis nella casa. Anzi, le altre sono state anche più imbarazzanti in termini di contenuto e linea di pensiero. Ad esempio le sue affermazioni ritenute dai più omofobe, riferite alla possibilità di accudire e crescere dei figli per le coppie omosessuali: secondo me la maggior parte dei figli di gay, diventa gay. Affermazioni dopo le quali non era tornata indietro, portando ad uno sfogo di Alfonso Signorini in diretta, che le ha dato dell'ignorante. Giulia De Lellis, esperta di tendenze. Ha suscitato non poca ilarità il modo in cui Giulia De Lellis si è presentata su TV Sorrisi e Canzoni per il lancio del Grande Fratello VIP, ovvero in qualità di esperta di tendenze: sono un'esperta di tendenze, il mio titolo di studio è il diploma. Sono famosa per la mia bella storia d'amore, è fidanzata con Andrea Damante, NDR. Vivo a Verona con il mio fidanzato. Partecipo al GF VIP per dimostrare che sono anche carota, non solo bastone. Porterò con me un bracciale molto importante. A mancarmi di più saranno la mia famiglia, il mio amore di tutto ciò che fa parte della mia quotidianità. Mi spaventa non sentirmi più libera e trovare un gruppo triste, pesante e poco coinvolgente. Nella casa cercherò di darmi a 360 gradi, sono una piccola donnina di casa, non mi farò problemi a fare nulla. Cosa darà fastidio di me agli altri? Sono un po' arrogante. Apprezzeranno, invece, la mia solarità, la mia simpatia, ma soprattutto le mie chiacchiere. Non si annoieranno mai.